was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. L'arte della profumeria accompagna l'uomo in tutte le civiltà. Quindi in qualsiasi civiltà, dalla Mesopotamia all'Egitto fino all'Estremo Oriente, troviamo le prime tracce in qualsiasi forma di profumi, contenitori, estratti ed altro ancora. Quindi il profumo e le fragranze accompagnano l'uomo perché in fondo gli odori sono una delle forme dell'essere. Il naso è come in antichità, il naso era l'uomo che faceva e creava il profumo attraverso il fumo e quindi era lo sciamano, era l'alchimista. Il naso d'oggi è un tecnico che ha tanti mezzi a disposizione per fare il suo lavoro e quindi è facilitato, però deve ricordarsi di farlo anche un po' da sciamano e quindi con il cuore, se no il naso non funziona. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know Saint Peter won't call my name. Ever an honest word. But that was when I ruled the world. Il perfetto cliente è colui che cerca di fare un'esperienza, quindi non cerca di acquistare, ma cerca di avvicinarsi a un'esperienza con la passione, quindi alla ricerca di qualcosa di diverso che va oltre l'acquisto, va alla ricerca delle notizie, delle informazioni. È un curioso normalmente, non desidera essere guidato, essere telecomandato all'acquisto, ma desidera decidere lui stesso che cosa fare. In questa manifestazione abbiamo la presenza per esempio di una community americana che si chiama Sniffapalooza, e sono 500.000 persone che interagiscono sul internet in cerca del profumo bello, quindi presumibilmente il nostro Far West saranno gli Stati Uniti a breve, sicuramente stanno crescendo i mercati dell'Est.
sicuramente c'è da fare anche un po' un'educazione sulla ricerca e la selezione del prodotto, del profumo, però sicuramente l'attenzione è in grande crescita ed è in crescita da almeno 15 anni. In realtà per diventare un naso ci sono diversi percorsi, diciamo il percorso formativo più classico e più richiesto è quello della preparazione dell'IZIPCA in Francia, a Parigi, e poi si comincia a fare la scuola di profumeria presso alcune aziende che hanno appunto all'interno delle scuole vere e proprie. Questo percorso può durare fino a 10 anni, perché una volta che un profumiere avrà imparato la professione dovrà cominciare a praticarla affiancando un profumiere senior e diventando a sua volta profumiere.